tutti e grazie per essere venuti alla presentazione di questo bellissimo libro di Daniela Volpi, Memoria pubblica e missioni di pace, che è, diciamo, un libro a metà strada tra il saggio e che rinuncia ai toni dell'inchiesta giornalistica. Questo libro parla di uranio impoverito e dei danni che questa sostanza ha creato ai militari italiani di pace all'estero. La prima domanda che ti vorrei fare è: come nasce questo tuo interesse per la questione dell'uranio impoverito? Allora, intanto grazie di essere venuti qui oggi. Come la maggior parte di voi saprà, nasce da una vicenda personale. Il mio familiare è stato colpito da un tumore, presumibilmente all'uranio impoverito, e quindi da questa vicenda personale è nato il mio interesse. All'inizio non potevo immaginare che le cose fossero connesse, perché ovviamente quando si parla di tumori si pensa sempre a una fatalità, e quindi è difficile, però poi anche perché sull'argomento è difficilissimo trovare, è stato difficile trovare informazioni, visto che le reti nazionali non parlano di questi temi, e come probabilmente voi avete avuto modo di verificare, no? La maggior parte delle persone non conosce il problema dell'uranio impoverito. Quindi è stato all'inizio difficile anche reperire le fonti. Questo è avvenuto grazie a internet, ed è stata una presa di coscienza molto lenta e faticosa, e anche difficile, perché naturalmente è molto più facile pensare a una fatalità piuttosto che pensare che qualcuno a cui noi vogliamo bene si sia ammalato e sia morto perché per colpa di qualcun altro, ma soprattutto per colpa delle istituzioni, o comunque dell'istituzione che in una società democratica è preposta alla difesa e alla salvaguardia della vita dei cittadini, cioè lo Stato. Spieghi le modalità attraverso le quali i militari, diciamo, si sono ammalati, cioè come sono venuti in contatto con l'uranio, dove è stato utilizzato e da chi? L'uranio viene utilizzato da moltissimi anni, addirittura si parla di esperimenti fatti dai nazisti, e comunque già nei primi anni 50 ci sono state le prime sperimentazioni. Diciamo che nelle guerre moderne la prima volta è stato usato su larga scala nella prima guerra del Golfo, cioè nel 1991, a seguito dell'invasione del Kuwait da parte di Saddam Hussein, e quindi quando sono intervenuti gli americani e gli statunitensi. In quella circostanza, a rientro dalla guerra, moltissimi militari americani si sono ammalati, e infatti si è parlato di sindrome del Golfo, che dice tutto ma non dice niente, infatti è come la sindrome dei Balcani. E in quel caso gli italiani, non abbiamo avuto vittime tra gli italiani, perché, come ricorderete, gli italiani non hanno partecipato con truppe di terra, ma solamente con gli aerei, con i famosi maggiori Benedini e capitano Cucciolone, che sono stati entrati, ecco appunto. Quindi in quel caso noi italiani non abbiamo avuto vittime. Successivamente la missione, diciamo, che è venuta cronologicamente subito dopo, è stata la missione in Somalia, la missione che gli americani hanno denominato Restore Hope, paradossalmente, e in quel caso sono stati utilizzati anche in quella circostanza questi armamenti all'uranio, e gli italiani partecipavano a quella missione, erano il secondo contingente dopo gli americani. Avevamo un contingente di, si aggirava intorno ai 3.000 uomini, che per un paese come l'Italia era veramente un gran numero, e in quel caso gli americani, appunto, fatta l'esperienza della guerra del Golfo, avevano dotato gli uomini e i militari di tute di protezione, e questo è documentato. Ci sono
delle lettere che hanno scritto i militari italiani alle famiglie dicendo: gli americani girano con delle tute coperti dalla testa ai piedi e non capiamo per quale motivo. E gli italiani non avevano nessuna dotazione, quindi per tutto il tempo della missione in Somalia, quindi dal 91 al 94, i militari italiani sono rimasti senza protezione. Ma non basta. Questo è avvenuto perché poi successivamente ci sono state le missioni nei Balcani, in Bosnia, in Kosovo, e anche in questo caso, di almeno fino al 1999, anche questo è tutto documentato e ovviamente nel libro ci sono tutti i riferimenti di questi documenti che possono essere consultati da chiunque, del fatto che gli italiani almeno fino al 1999 sono rimasti privi di qualsiasi forma di protezione. Quindi mentre gli americani continuavano ad operare con queste tute protettive e perché esposti a questa terribile contaminazione che è più di carattere chimico che di carattere diciamo radioattivo, gli italiani hanno continuato a... Ma l'Italia era stata informata e questo è un problema. Infatti il vero scandalo è proprio questo, il fatto che l'Italia fosse, allora naturalmente l'Italia come membro della NATO non poteva non essere informato del fatto che gli americani utilizzassero l'Italia, come gli altri paesi ovviamente facenti parte della NATO, che gli americani usassero questo tipo di armamenti. Inoltre, già dalla Somalia appunto, se anche ufficialmente non fossero mai state fatte delle comunicazioni, e questo non è, in ogni caso in Somalia i militari, in Somalia così come nei Balcani, i militari italiani e statunitensi operavano a stretto contatto, appunto, tant'è che queste tute che venivano notate dai nostri militari, no, erano così, cioè dovevano trovare una giustificazione. L'Italia sapeva, l'Italia è stata informata, ci sono delle, addirittura nel 93 gli americani hanno emanato le norme per la protezione, quindi a tutti i paesi dell'alleanza. Quindi i governi italiani non potevano